Nel 1939, reparti dell'esercito canadese si uniscono alle forze inglesi. Fra questi volontari ci sono anche sedicenni che hanno mentito sull'età pur di arruolarsi. Il loro momento arriva quando Churchill convince gli alleati a non aspettare lo sbarco in Normandia e ad aprire un fronte meridionale in Europa, attaccando il ventre molle del continente, l'Italia. A luglio, l'ottava armata inglese sbarca a Pachino. Gli americani della quinta a Gela. L'operazione è un successo e la Sicilia viene conquistata rapidamente. I canadesi hanno avuto qualche scontro particolarmente duro. Questi uomini non possono saperlo, ma pochi mesi più tardi si troveranno di fronte quegli stessi reparti appartenenti all'elite delle forze armate tedesche. Avverrà ad Ortona. E sarà un incontro tragico. Montgomery parla alle truppe vittoriose in Sicilia. Presto la campagna d'Italia mostrerà le contraddizioni su cui è nata. A differenza degli inglesi, gli Stati Uniti puntano tutto sullo sbarco in Normandia. Ma c'è anche un contrasto personale fra Montgomery e i suoi colleghi americani, in particolare con il generale Patton e successivamente con Mark Clark. La situazione politica italiana precipita. Il 25 luglio il fascismo crolla. L'8 settembre il maresciallo Pietro Badoglio annuncia che la proposta di armistizio è stata accolta dagli anglo-americani. L'alleanza con i tedeschi non esiste più. Il re Vittorio Emanuele abbandona Roma e si imbarca per il sud, lontano dai tedeschi e vicino alla zona controllata dagli inglesi. Pochi sanno che lo fa in un piccolo porto abruzzese, Ortona. Oltre lo stretto di Messina c'è la lunga penisola italiana. Gli americani risaliranno a sinistra lungo il Tirreno, gli inglesi a destra lungo l'Adriatico. Ma stavolta Hitler li aspetta. Come comandante delle operazioni in Italia, pensa inizialmente al genio militare di Erwin Rommel, ma alla fine sceglie il feldmaresciallo Albert Kesselring. La sua strategia è contenuta in un nome sinistro, Zentimeterkrieg, la guerra del centimetro. Kesselring fa terra bruciata e si ritira distruggendo le infrastrutture per rallentare il nemico. Nei punti adatti vengono costruite potenti linee fortificate per contendere la conquista anche di un solo centimetro di territorio. Al centro l'Italia è tagliata nel punto più stretto dalla linea Gustav, che da Gaeta termina proprio ad Ortona. Fino all'estate, una città toccata dalla guerra in modo marginale. I riti del tempo di pace non sembrano ancora lontani, come la tradizionale festa della maggiolata. Gli ortonesi sono ottimisti. Mentre gli alleati risalgono velocemente la penisola, non c'è nessun motivo per pensare che la guerra riserverà alla città un'attenzione particolare. Ma Montgomery ha in mente un piano per aggirare la linea Gustav e soffiare la preda più ambita al suo rivale americano Clark. Prendere Ortona è vitale. Chi sarà il primo generale in epoca moderna a conquistare la città eterna? Le prime piogge trasformano i piccoli fiumi dell'Italia centro-meridionale in forze incontrollate della natura che trascinano via i ponti mobili. Quando inglesi e americani cercano di attraversarli, vengono martoriati dall'artiglieria nemica e dal tiro incrociato delle mitragliatrici lungo le linee fortificate. L'avanzata diventa sempre più lenta e sanguinosa. La conquista di Ortona non significa soltanto sfondare la linea Gustav. Gli inglesi vogliono anche utilizzare il porto per far affluire mezzi e rifornimenti. Questa fotografia aerea è stata scattata il 30 novembre del 43. Costituisce una prova inconfutabile che la presenza del porto non è più un buon motivo per attaccare. Il muraglione è stato distrutto dai genieri tedeschi. Nel frattempo, a Mosca ci si chiede perché l'avanzata sia ferma. Stalin si lamenta. La fiacca campagna d'Italia non distoglie le forze tedesche dalla guerra in Unione Sovietica. Appena il tempo lo permette, riprende l'offensiva in Abruzzo con pesanti bombardamenti aerei.
Finalmente i tedeschi si ritirano dietro il fiume Sangro e poi oltre il fiume Moro, ma solo dopo aver duramente conteso ogni palmo di terreno. Da entrambe le parti è un massacro. La battaglia per Ortona è cominciata. L'obiettivo viene assegnato alle truppe canadesi. Ecco i loro cannoni in azione. L'artiglieria terrorizza la popolazione. Il cielo è solcato da colonne di fumo. Cosa si prova ad essere sotto le bombe? State per vedere e ascoltare per la prima volta montate insieme le vere immagini dei bombardamenti e l'audio originale registrato da un giornalista della radio canadese. It's 4:30 now. That attack is going in. The guns are shooting again. I'd better take the mic outside. Of a recording made at the Moro River front today during a tremendous shoot on the enemy positions. The engineers recorded the enemy shells when they were falling right on us or near us. There were some grim moments. Here is the actual recording. I reparti canadesi sono decimati, ma il peggio deve ancora venire. A metà dicembre, a difesa di Ortona, vengono schierati i Fallschirmjäger, i paracadutisti della prima divisione della Luftwaffe. Il colonnello Ludwig Heilmann una notte compie personalmente un'escursione ad Ortona. La struttura medievale gli appare ideale per la difesa. Quando i canadesi metteranno piede nel labirinto di vicoli, troveranno un terreno di battaglia accuratamente preparato. I paracadutisti si mettono al lavoro. Obiettivo: costruire l'inferno sulla terra. Il lavoro dei parà è meticoloso. Giganteschi cumuli di macerie ostruiscono le strade per incanalare chi attacca verso le terrificanti zone di annientamento. Sotto le macerie si annidano mine anticarro. A migliaia, seminate ovunque, ci sono le micidiali mine antiuomo dette ballerine. Se si esce vivi dalle mine, ci si trova di fronte a questa infallibile macchina di morte, la mitragliatrice MG42. In grado di vomitare in un solo minuto 1200 di questi enormi proiettili, lunghi quasi 8 centimetri. Questo filmato documenta l'addestramento al fuoco incrociato. 3 MG spazzano un'area senza possibilità di scampo, come raggi laser. Ecco perché nel diario di un parà di Ortona, la MG viene chiamata sega del nazista. Hitler si è accorto dell'eccezionale occasione difensiva costituita da Ortona. I tedeschi potrebbero ritirarsi di qualche chilometro senza intaccare la Gustav, ma il Führer ordina di resistere. Al comando canadese ancora non lo sanno. Il generale di brigata Wyman discute con i colleghi. Dal fiume Moro sono già morti molti uomini, ma la prima grande vittoria canadese sul continente sembra questione di ore. Carri armati Sherman e fanteria puntano sul centro abitato. Sul dorso di un mulo un triste carico di croci nuove. Presto ne occorreranno a centinaia. Ecco i soldati canadesi avanzare verso la città fiancheggiando il mare. Appena arrivano alle case del quartiere periferico chiamato Costantinopoli, incappano nei primi nuclei di resistenza tedesca. Il comandante di plotone fa entrare in azione una mitragliatrice Bren.
Poco più indietro, da un pianoro sul mare, l'artiglieria canadese entra in azione. La mattina del 21 dicembre i canadesi combattono su questa curva di strada. Ecco le immagini. Ancora non sono riusciti a debellare la resistenza tedesca in periferia e a penetrare in città. Avanzare è un calvario. Ovunque sono appostati cecchini e mitragliatrici. Guardate la prudenza dei soldati. Girare l'angolo sbagliato significa morire. I giovani canadesi sono però animati da grande coraggio. I paratedeschi si ritirano verso il centro. I soldati sfilano lungo il muro ritenuto sicuro. Improvvisamente qualcosa si muove fra le macerie. Pochi minuti e catturano 3 tedeschi, di cui uno ferito, sostenuto da un compagno. Nella ferocia della battaglia si manterrà sempre correttezza verso i prigionieri, ma gli sguardi che corrono fra questi giovani in guerra sono eloquenti. In appoggio all'avanzata viene subito posizionato un cannone anticarro verso la piazza che immette nel corso. Finalmente i carri armati Sherman riescono a percorrere i 200 metri che li separano dalla piazza. Immediatamente la fanteria segue i mezzi corazzati. Un ferito tedesco viene dissetato e portato all'ospedale. Questo invece è il sergente Johnny Marchand, medicato dagli uomini della sanità, che da entrambe le parti moriranno numerosi per intervenire sotto il fuoco. È il 22 dicembre. Gli Sherman si preparano ad avanzare per Corso Vittorio Emanuele, l'unica via lasciata libera e abbastanza larga per i carri. È una trappola. I parali aspettano. Quelle che vedete sono le uniche immagini della battaglia di fonte tedesca visibili per la prima volta. Non c'è nessun operatore ufficiale. Le ha scattate dal suo rifugio il caporale Siegfried Baer. In un'atmosfera surreale di abbandono, gli Sherman avanzano in colonna. I fucilieri assaltatori che li seguono non lo sanno, ma hanno iniziato il cammino verso la zona di annientamento. La colonna si arresta di fronte ad un primo enorme cumulo di macerie di fronte al municipio. Un carro salta su una mina. Le mitragliatrici tedesche spazzano il corso e tutto quello che si muove. Al tramonto è chiaro che per uomini e carri è impossibile avanzare per la strada principale. Il giorno successivo avviene esattamente quanto previsto dal piano tedesco. I canadesi sono obbligati ad addentrarsi nelle strette viuzze laterali dove gli Sherman non possono entrare. È il primo combattimento del genere sul fronte occidentale. Una Stalingrado in miniatura, dicono i giornali. Una lezione di tecnica di combattimento urbano, ma un sacrificio immane di uomini. È la vigilia di Natale del 1943. Più testimoni ricorderanno di aver udito i soldati nascosti fra le macerie cantare Stille Nacht, seguita da Silent Night. È la stessa canzone in due lingue diverse.
Il 25 i canadesi riescono ad organizzare un incredibile pranzo di Natale nella chiesa semidistrutta di Santa Maria di Costantinopoli, a poche decine di metri dagli scontri. Il menù è minestra, maiale in salsa di mele, verdure, macedonia di frutta, pudding e una bottiglia di birra. Per alcuni degli uomini che vedete, sarà l'ultimo pranzo della loro vita. L'epilogo è vicino. Ecco uomini e mezzi canadesi che finalmente, il 26 dicembre, occupano il cuore della zona di annientamento nella piazza del municipio. Hanno impiegato quasi una settimana per percorrere 400 metri. Eppure, basta girare l'angolo per affacciarsi di nuovo sull'orrore della battaglia. Con la baionetta innestata, pronto al corpo a corpo, questo soldato indica verso la cattedrale squarciata le sacche di resistenza nemiche, ancora perfettamente attive per tutto il giorno 27. Quella notte accade qualcosa di inatteso. I canadesi increduli guardano uomini, donne e bambini emergere dalle macerie. Dall'inizio di dicembre, fra civili e militari, sono morti circa in 3.500. Presto della battaglia più sanguinosa della campagna d'Italia, si cercherà di cancellare il ricordo. Appena tre giorni dopo, Bernard Montgomery ha già abbandonato il fronte italiano, chiamato a preparare lo sbarco in Normandia sotto il comando del generale Eisenhower. Di Ortona, praticamente, non parlerà mai più. Non sarà lui a conquistare Roma, ma gli americani, molto più tardi, all'inizio di giugno, alla vigilia dello sbarco in Normandia. La conquista di Ortona non produrrà nessun risultato apprezzabile sul terreno. I tedeschi si ritireranno di pochi chilometri senza gravi danni. Mentre il fronte è inchiodato, fra canadesi e ortonesi si forma un legame profondo che dura ancora oggi. Eppure, sui motivi della battaglia c'è una verità rimasta per sempre in ombra, fino ad oggi. Le immagini che vedrete sono inedite e forniscono il tassello mancante della storia. Documentano un bombardamento vicino ad Ortona. Alcuni militari fuggono per mettersi al riparo. Chi sono? Le loro divise non lasciano dubbi, sono ufficiali russi. La presenza di osservatori sovietici ha un solo significato: provare a Stalin che le accuse di fiacchezza sul fronte italiano e la richiesta di affrettare lo sbarco in Normandia sono immotivate. Il sacrificio dei soldati e una piccola Stalingrado italiana sono una prova sanguinosa ma inconfutabile per tacitare l'alleato russo. Ecco svelato il vero motivo della battaglia e della sua rimozione storica. Una miscela incontrollabile di pressione dell'opinione pubblica alimentata da un'informazione che oggi chiamiamo embedded, cioè integrata con le forze militari. Motivi di alta politica, ai quali si unirono personali ambizioni di carriera dei generali, fecero il resto. Un cocktail che fa apparire quella di Ortona una battaglia moderna, una parabola straordinariamente attuale sulla ineluttabile stupidità della guerra.